Per quello che riguarda invece gli assetti europei, lei sa che noi avremo una riunione lunedì, vedremo, e lì sarà, diciamo, quella sarà la sede per aprire le nostre valutazioni. Chiaramente lei sa anche come funziona tendenzialmente, diciamo, la proposta sulla presidenza della Commissione europea è una proposta che spetta al Partito Popolare Europeo, che è il partito che ha, diciamo, il maggior numero di parlamentari. Quando la proposta arriverà nel suo complesso e vedremo anche quali saranno le valutazioni sugli altri ruoli di vertice, noi ovviamente faremo le nostre valutazioni. E quello che interessa a me, il primo tema che interessa a me, anzi i primi due temi che interessano a me, e sulla base dei quali poi farò le mie valutazioni come governo italiano, sentiti anche chiaramente gli altri partiti della maggioranza, è punto primo che all'Italia venga riconosciuto il ruolo che le spetta in termini di chiaramente competenze delle quali ci si dovrà occupare quando si formerà la commissione, ci saranno i commissari, e che l'Europa, diciamo, comprenda il messaggio che è arrivato dai cittadini europei. Perché se vogliamo trarre, diciamo, come insegnamento dal voto delle elezioni europee che andava tutto bene, temo che le cose, diciamo, sarebbe una lettura un po' distorta. No? I cittadini europei chiedono pragmatismo, chiedono un approccio che sia molto meno ideologico su diverse grandi questioni, chiedono che l'Europa si occupi di alcune priorità delle quali si è occupata poco negli anni passati e meno di priorità delle quali si è occupata molto negli anni passati, e io spero che questo messaggio possa essere compreso, perché poi i cittadini votano per una ragione.